Day 3, 113 left, siamo ormai agli sgoccioli, 7 bui da giocare, ci proviamo. Cerchiamo di lottare per questa prima moneta da 220.000 euro, insomma tanta roba. 100 left, molto molto dura, la vedo, sinceramente io sto cercando di tenere posizione, sono a circa 300.000, l'average è a 2,84, quindi siamo in perfetta linea, però field di giocatori top e a me piace giocare con quelli che sanno giocare. Lui sta dentro, io sto fuori, tutto regolare. Tutto regolare. Lo vince, io invece non vincerò niente, però beato a lui, io me ne vado. E vado. Il field di questi PT è abbastanza elevato, perché rispetto chiaramente alla media italiana sono giunti gli stranieri, il top degli stranieri. E quindi si vedono giocate belle, soprattutto regolari, senza giocate pazze, che un pochettino si vedono nello stack. Sopravvivo perché il torneo, diciamo, non è mai. Sono stato con lo stack iniziale da sempre, senza poter inventarmi molto. Ho preso gli spot che potevo prendere, mani non se ne sono viste, però anche quando non vedi nulla l'importante è sopravvivere, perché poi se prendi, si aspetta il momento giusto, non ci vuole nulla ad andare avanti, magari rifare stack. E quindi siamo della partita, diciamo, sto lì e speriamo che vada bene più avanti. Riniziamo adesso dopo la pausa e ho più o meno 27 bui, vediamo un po', 220 al primo, interessante. Vengo spesso qua sia per quanto riguarda il mio lavoro, quindi professionista di poker, che anche con la famiglia ero venuto qualche altra volta. L'ospitalità è ottima, magari il fatto che siamo tantissimi ha lasciato qualche piccola così, un pochettino diciamo difettuccio, ma cose insomma passabili, soprattutto siamo circa 2000 giocatori, qualcosa del genere, quindi veramente bello. Anche queste sale mi ricordano un pochettino Las Vegas in piccolo. Field splendido, panorama fantastico, casino location perfetta, speriamo di darlo a parte. Ciao a tutti.